Benvenuti ad una nuova puntata di Amico Cane. In questo nuovo appuntamento parleremo di cani fobici, quali sono le condizioni che li portano a vivere nella paura e il perché. Alcuni suggerimenti per tutelare i nostri amici a quattro zampe la notte di San Silvestro e con i fuochi d'artificio e molto altro ancora. Ma prima vi vogliamo riproporre la storia di Hagen, il cane, un incrocio tra un molosso e un pitbull, tra i pochi che ancora non hanno trovato una casa. Ricordiamo con piacere che tutti i cuccioloni, i nostri amici a quattro zampe che abbiamo presentato sino ad ora, sono stati adottati e quindi ci riproviamo con Hagen, racconta la nostra Teodora Biganzoli. Sentiamo. È un pitbull, misto pitbull, di 4 anni circa, è un bel maschietto e quello che sappiamo di lui è che molto probabilmente ha vissuto da solo, senza avere contatto con altri animali e molto poco contatto con le persone per tutta la sua vita. Considerate che lui ha 4 anni, è con noi da qualche mese e quindi non se l'è passata troppo bene. Noi ipotizziamo anche, dato che non va d'accordo con gli altri cani e nessun altro tipo di animale, quindi anche famiglie con gatti purtroppo sono escluse dalla possibilità di prendere in adozione, molto probabilmente ha avuto un passato da cane combattente. Infatti, come potete vedere dalle sue cicatrici, parlano, quindi molto probabilmente arriva da una situazione di maltrattamento. Hagen adora il contatto fisico e ama la fisicità. Sfatiamo un po' il mito che questi cani possono essere pericolosi, infatti dipende molto da come vengono cresciuti, quindi dipende molto dall'uomo, e lui in canile non ha mai dimostrato segni di aggressività verso le persone, quindi è un cane indicato per una famiglia che voglia avere un unico cane a cui dare tutte le attenzioni. Hagen, come potete vedere, ha tutte le caratteristiche di un molosso, è molto probabilmente incrociato con un Amstaff o un Pitbull. I molossi sono cani che amano stare a contatto con le persone e hanno bisogno di un proprietario presente. Patiscono un pochino la solitudine, infatti anche Hagen patisce l'ambiente del canile proprio perché è costretto a stare a contatto con i suoi simili senza una figura di riferimento. Come tutti i molossi ha una prestanza fisica e quindi anche da gestire all'esterno, bisogna essere ben predisposti per creare con lui un giusto legame in modo che è subito pronto a collaborare con noi. E vi aspetta qui. Quindi Hagen vi aspetta, bentrovati in studio con noi oggi il presidente dell'associazione Rescue Bau, Alice Cassorina. Rescue Bau, benvenuta, Rescue Bau di Gaggiano in provincia di Milano. Esatto. Vogliamo intanto conoscere questa realtà e quindi quando nasce e con quali propositi, con che obiettivi. Allora, Rescue Bau Onlus è nata nel 2016, a fine 2016, dal desiderio di 3 amiche, mio e della mia attuale vicepresidente ed Ilenia, che è una rieducatrice, quindi è persona fondamentale poi all'interno della nostra associazione per l'attività che facciamo con i cani. È nata dal nostro desiderio di aiutare quanti più cani possibili e soprattutto di porre anche nel nostro piccolo un freno al randagismo. Noi siamo sul campo da anni, io sono 15 anni che faccio volontariato. Tantissimo. Nei canili. Quanti anni hai? 32. Quindi da quando avevo 18 anni, sì, a 18 anni ho deciso di entrare a far parte di un'associazione proprio perché volevo aiutare gli animali randagi, mentre Ilenia è dal 98 che si occupa proprio dell'educazione educazione e rieducazione dei cani, soprattutto dei cani di canile. La nostra associazione cerca di aiutare quanti più cani possibili in diversi modi. Prima di tutto aiutando le persone che hanno problemi coi cani, perché non bisogna dimenticare che il randagismo deriva da scelte sbagliate, da problematiche delle persone molte volte.
la chiamata. La scelta sbagliata del cucciolo, piuttosto piuttosto che una crescita del cane errata, una errata gestione che poi porta a dei problemi. Cucciolate indesiderate, piuttosto che allergie o malattie che possono purtroppo insorgere anche nelle persone. La chiamata classica è: ho un problema col mio cane, voglio darlo al canile. Il nostro compito è fare un po' da psicologi, quindi riuscire a tranquillizzare queste persone e dare a queste persone un aiuto concreto, che può essere anche metterli in contatto con un educatore, un rieducatore o un veterinario comportamentalista e cercare di sistemare la situazione. In realtà molti cani poi alla fine rimangono in casa proprio perché li aiutiamo a tornare un po' cani effettivamente educati, a ritornare un po' nella bellezza, cioè essere di nuovo cani felici in casa e con famiglie felici. L'altra, è una struttura, non è un canile? La nostra è una struttura privata. Noi abbiamo i cani in pensione e in questa pensione ospitiamo dei cani che vengono da diverse situazioni, canili sovraffollati, cani che magari sono in stallo a casa di volontari ma che non possono rimanere per sempre a casa di volontari, cani di privati che hanno bisogno di trovare nuova casa. Quanti ne ospitate? Più o meno una decina alla volta. Adesso abbiamo in tutto 13 cani e devo dire che in un anno ne abbiamo aiutati 87, quindi siamo anche abbastanza contenti dei nostri numeri. E, cerchiamo anche di prevenire il randagismo proprio abituando il cane a ciò che può incontrare una volta che va a casa, quindi lo educhiamo a essere cane di casa, gli insegniamo ad andare al guinzaglio, ad andare in macchina, a non aver paura delle persone, gli insegniamo a giocare, molte volte questi cani non sanno giocare. Questa è la vostra struttura. Esatto, li vediamo in questa struttura che è una struttura che permette al cane anche di ridurre i suoi livelli di stress, ha uno spazio verde molto ampio, routine, quindi sa sempre che cosa aspettarsi durante la giornata. C'è la preparazione del cibo. Le pappe. E quindi perché diciamo, il cane è un animale abitudinario. Esatto, noi cerchiamo di mantenere i contatti con il cane di canile in modo che poi sia più velocemente adottabile. Parliamo di una problematica in particolare, il cane fobico. Allora, come si comporta un cane fobico e quali caratteristiche ha? Allora, con cane fobico noi intendiamo, lo chiamiamo cane fobico per dare molto bene l'idea di che tipo di paura attanaglia questi cani. Sono cani che hanno paura di tutto, hanno paura del mondo, ma perché, e qua andiamo a sfatare il primo mito, perché non conoscono. La maggior parte dei cani che stanno in canile non hanno la possibilità di fare esperienze. Se non hanno possibilità di fare esperienze, soprattutto quando sono cuccioli. Quindi esperienze vuol dire? Esperienze vuol dire conoscere il mondo, conoscere le persone, conoscere gli altri cani, imparare cosa sono le macchine, cosa sono le scale, imparare a cavarsela anche un po' da soli. Cioè, vedo una porta chiusa, devo sapere che magari si può anche aprire quella porta. Certo. Anche semplicemente il vedere un parco può essere motivo di grossa paura per un cane che non ha mai avuto la possibilità di vedere un parco. Più noi isoliamo i cani, più questi cani rischiano queste paure e di diventare i veri e propri cani fobici, che in realtà sono cani che non riescono a far fronte a un mondo che però è il nostro mondo. Hanno paura dell'erba, hanno paura degli alberi, hanno paura delle persone, degli altri cani, hanno paura della nostra voce. E come succede questo? Questo succede proprio perché, allora, il cane è un animale sociale, è un animale che deve potersi confrontare con altri cani, ma soprattutto con le persone. È stato selezionato per stare con le persone, richiede la presenza della persona. E quindi quando in un canile ha sempre bisogno, però in un canile il grosso problema è che quando il cane è cucciolo, quindi dai 2 ai 4 mesi, ha bisogno di fare tutte queste esperienze, ha bisogno di imparare anche a ragionare. In canile molte volte questo non è possibile. Quindi noi vediamo sempre più cani terrorizzati all'angolo, detenuti in canili dove magari ci sono 800-900 cani, quindi dei numeri allucinanti da poter pensare che effettivamente gli operatori possano seguire bene tutti i cani. Sono cani che se non li aiuti muoiono in canile, ma come muoiono? Muoiono nella paura. Cioè io ho paura dei ragni, io ho una fobia nei confronti dei ragni. Posso immedesimarmi in un cane che ha terrore di tutto. Perché quindi il cane fobico in realtà nasce non soltanto dalla classica idea che abbiamo tutti nell'immaginario collettivo del cane magari trattato male, ci sono anche quei casi, ma anche
Proprio perché ha avuto una privazione? Sì, allora si parla di sindrome da deprivazione sensoriale. È proprio che io temo ciò che non conosco. Succede anche alle persone, cioè se a me mi mettessero nel recinto con dei leoni io ne avrei paura, ma perché non conosco quegli animali. Un circense non ha così paura di quegli animali perché li conosce. La stessa cosa succede ai cani, se loro non hanno la possibilità di conoscere, in automatico ne hanno paura. E se hanno paura, sono cani che non verranno mai adottati se vengono lasciati nella loro paura, ma soprattutto sono cani che vivranno malissimo il resto della loro vita. Quindi uno dei nostri lavori, e forse il lavoro più faticoso, ma anche che ti porta più soddisfazione, è riuscire ad aiutare questi cani. Quindi prenderli, ospitarli nella nostra pensione e fare in modo che questi imparino perlomeno a non aver paura delle cose fondamentali e quindi che poi possano essere adottati. Poi il grosso del lavoro si farà a casa, però diciamo che anche questi cani in realtà possono avere la loro occasione, devi riuscire a dargliela, quindi devi riuscire a lavorare con loro. Grazie, ci fermiamo un attimo e andiamo ad ascoltare i consigli del veterinario Anna Bonicalzi per la notte di San Silvestro. Ascoltiamo. Allora, per quanto riguarda le festività, quindi Natale, Capodanno, quindi fuochi d'artificio, situazioni che possono stressare l'animale. E anche qui dipende, la preparazione può essere molto lunga. Se un proprietario sa che il cane ha questo tipo di fobie, dovrebbe provvedere a una terapia comportamentale in anticipo. Di solito si arriva nel momento dell'urgenza e che cosa si può fare? Ci sono dei farmaci ormonali in commercio, cui bisogna chiedere consiglio al veterinario, che possono essere usati partendo qualche giorno prima, ma anche lì non sono efficacissimi se non sono supportati da una terapia comportamentale. Esistono dei farmaci tranquillanti che vanno lasciati proprio solo per le emergenze, perché sono dei veri e propri tranquillanti preanestetici, e quindi tendenzialmente è sempre meglio non usarli se non in casi estremi. In casa il cane come dobbiamo prepararlo? Allora, se noi siamo presenti, noi dobbiamo essere la sua fonte di tranquillità, quindi rassicurarlo, tenerlo vicino a noi, rassicurarlo in modo tale che capisca che non sta succedendo niente di grave, non è abbandonato a se stesso. Se per necessità deve essere lasciato solo, bisogna innanzitutto stare attenti che non abbia inconvenienti nell'ambiente, possa farsi male, quindi meglio in casa che in giardino, dove un cane nel panico può lesionarsi in modo anche grave, magari cercando di scavalcare cancelli, sono successe anche queste cose. E mente magari con una fonte di rumore, una voce, tipo una televisione lasciata accesa, magari a un volume anche un po' alto, in modo che possa distrarlo da rumori che possa sentire all'esterno. Sì, tapparelle abbassate, tutte cose che possano isolare l'ambiente esterno, gli arrivino meno possibile, meno forti rumori dall'esterno. Allora, lascerei le sue abitudini normali, quindi come sempre il cane deve mangiare a determinati orari e il cibo non va lasciato a disposizione del cane, non cambierei questa cosa neanche in queste situazioni. L'acqua va sempre lasciata a disposizione. Se uno se ne va via per più giorni, certo la pensione è una soluzione, magari non la migliore, nel senso che il cane comunque non è mai contento di essere lasciato in un posto che non è il suo. Però nella situazione di emergenza, se si tratta di un cane per cui per esperienza si è visto che reagisce in modo particolarmente violento all'abbandono, forse la pensione è il male minore, cioè è in un ambiente estraneo dove comunque viene un po' inibito dall'ambiente e può essere una soluzione piuttosto che lasciarlo in casa se sappiamo già che la sua reazione potrebbe essere esagerata. Questi sono gli accorgimenti da mettere in atto nel momento in cui noi sappiamo già che abbiamo un cane che potrebbe avere dei problemi in queste situazioni per lui stressanti.
Ecco, abbiamo ascoltato i consigli del medico veterinario Nabonicanzi per le richieste che avete fatto tramite mail. Ricordo la nostra mail amicocane@reti55.net se volete scriverci e richiedere, rivolgere delle domande agli esperti. Siamo ancora con la nostra Alice Castorina, presidente dell'associazione Rescue Bow. Parlavamo di cani fobici e quindi parliamo di numeri. È un fenomeno molto diffuso. Quanti cani fobici con queste problematiche comportamentali? Troppi? Allora, se parliamo di randagismo, dobbiamo parlare di all'incirca 150.000 cani detenuti in strutture comunali, strutture rifugio in Italia. Sono cani censiti tramite microchip, quindi dobbiamo aggiungere a questi 150.000 tutti i randagi che non sono ancora stati accalappiati e sono ogni anno di più. Se parliamo di cani con problematiche comportamentali, possiamo tranquillamente pensare che dopo un paio di mesi di reclusione un po' tutti i cani hanno dei comportamenti che ti fanno riportare a delle problematiche, cioè problematiche da stress. Se parliamo proprio di cani fobici, cani con paure generalizzate, un esempio che vi posso riportare è l'esempio di un canile che abbiamo aiutato a svuotare anni fa. Aveva all'interno 250 cani, quasi tutti con delle serie problematiche comportamentali. Quasi tutti i 250 cani erano da una vita in canile. Tantissimi. Molti erano entrati da cuccioli. Per fortuna adesso questo canile non esiste più, però tutti avevano paura, ma una paura incredibile. Stavano in media da... Nei canili che poi li hanno aiutati stavano dai 2 mesi, quelli che riuscivamo ad aiutare più velocemente, fino anche a 3-4 anni di riabilitazione prima di permettergli di andare a casa. E quindi il vostro è un grande lavoro per togliere queste paure a questi cani che non hanno subito in realtà percosse o perlomeno no, hanno subito dei maltrattamenti psicologici che sono molto molto più gravi magari e radicati di una persona che magari urla dietro al proprio cane. Certo. E, ovviamente questo è un fenomeno troppo diffuso in Italia, però possiamo fare qualcosa. Io voglio nominare l'associazione Astra di Afragola, che è una nostra associazione partner, ci troviamo benissimo a lavorare con loro, un'associazione molto piccola di un comune di solo 70.000 abitanti, che ogni anno registra quasi 200 ingressi in canile, cani randagi che vengono aiutati da associazione Astra, una media di 120-130 adozioni, ma questa associazione, ad esempio, punta tantissimo sulla socializzazione dei suoi cani. Importantissimo. Da loro noi non abbiamo mai avuto cani realmente terrorizzati, perché prevengono quello che non si riesce a prevenire magari in un canile sovraffollato di 800 cani. Per il momento ci fermiamo qui con Alice Castorina, poi parleremo di tutto il lavoro che c'è dietro appunto a seguire il percorso che fa un cane con queste problematiche comportamentali e quindi il lavoro del volontario e dell'educatore. E per il momento ci fermiamo qui, ringraziamo la nostra ospite e ci vediamo giovedì prossimo. Socializzate con noi, mi raccomando, sulla nostra pagina Amico Cane in TV su Facebook. Grazie e a giovedì prossimo.